Buongiorno a tutti e a tutti, vi ringrazio per l'attenzione. Oggi vogliamo informarvi di un'iniziativa che come città metropolitana prendiamo ancora sul tema delle pari opportunità. È un tema da sempre importante per la nostra comunità, sia per la città metropolitana che per il Comune di Bologna. Intendiamo con questa serie di quattro video aprire nella nostra realtà metropolitana e bolognese il dibattito pubblico a cui ci chiama l'Europa e che è stato annunciato il 9 maggio dal Presidente del Parlamento europeo Sassoli. L'Europa è impegnata a coinvolgere il maggior numero possibile di cittadine, di cittadini e di associazioni per raccogliere idee sul futuro dell'Europa. È un avvenimento importante al quale noi vogliamo assolutamente partecipare. Già abbiamo nel corso di questi anni assunto molte iniziative concrete nel campo della promozione delle pari opportunità e delle politiche di genere. Vogliamo aprire ufficialmente questo nostro contributo richiamando il tanto lavoro che è stato fatto fino ad oggi e cosa ci ripromettiamo di fare nel futuro. Questi video sono video quindi informativi che riguardano quattro temi molto importanti, ma sono anche video che informano, hanno l'ambizione con esempi, casi concreti di spiegare quello che concretamente in questi anni si è fatto e sulla base di questo cosa è possibile ancora immaginare. Per cui questa iniziativa sarà un contributo per la strategia nazionale di parità, per l'uso adeguato, dal nostro punto di vista, ovviamente, delle risorse del Recovery Fund e di Next Generation EU, ma lo sarà sulla base di una cosa molto importante che ci tengo a dirvi. Noi facciamo parlare i fatti. Qui, non abbiamo fatto solo convegni per dire quanto è importante il valore delle pari opportunità. Si è agito concretamente nella realtà per cercare di modificare una condizione che vede discriminate le donne sia nel lavoro, sia negli studi, sia nelle carriere che per quanto riguarda il welfare aziendale e il welfare delle istituzioni. Per cui da martedì 18 maggio inizieremo a divulgare su Facebook e YouTube questi video. Il primo riguarderà il tema organizzazioni resilienti, questa parola che va di moda, ma in sostanza il sottotitolo spiega modelli inclusivi a sostegno del lavoro delle donne. Si parlerà quindi di come si può intervenire sulla qualità del lavoro, con particolare attenzione alla condizione femminile, e lo faremo con un caso esemplare, un case history, il progetto Agorà, che sarà illustrato nelle sue iniziative concrete appunto per promuovere un'inclusione nel lavoro e una maggiore eguaglianza dentro il mondo del lavoro per quanto riguarda la condizione femminile. Martedì 25 maggio avremo un'altra iniziativa, le ragazze hanno grandi sogni, sulla base di una introduzione avremo anche qui la possibilità di conoscere quanto è stato fatto finora e quanto intendiamo continuare a fare sul tema delle azioni di contrasto agli stereotipi e alle false credenze. Poco fa abbiamo ricordato il lavoro degli infermieri della nostra città, il lavoro prezioso. Ho anche sottolineato quanto sia ipocrita non fingere di non accorgersi che questo lavoro di cura si pensa sempre al femminile e al femminile per la qualità di questo lavoro. Ma il lavoro di cura è un compito di tutti i cittadini e di tutte le cittadine. Se vogliamo pensare davvero ad aiutare le famiglie, alla condizione dei nostri anziani e quindi quanto sarà necessario investire perché si contrastino alcuni luoghi comuni che poi diventano nella pratica discriminazioni. Il progetto sugli stereotipi di genere è un progetto che è intervenuto nel mondo
della scuola in particolare, sia per spiegare che le materie scientifiche sono importanti anche per le donne che sono discriminate all'approccio agli insegnamenti scientifici, ma anche per spiegare ai nostri giovani di quanti luoghi comuni sia fatto la nostra vita quotidiana quando si parla di uomini e donne. L'ulteriore iniziativa, martedì 15 giugno, tratterà di un tema molto attuale che è bene anticipare il più possibile. Il dado è tratto, ovvero un viaggio esplorativo nel maschilismo dei dati. Ahimè, dipenderemo sempre di più tutti dall'intelligenza artificiale, dagli algoritmi, ma per non dipendere nel senso di essere condizionati e discriminati, è bene affrontare da subito il tema di quali sono i dati che vengono raccolti per valutare le politiche pubbliche e la vita delle persone e come vengono trattati. Già sappiamo che molti algoritmi sono pieni di stereotipi perché sono fatti senza tener conto del fatto che la vita è fatta di uomini e di donne, che sono anche la maggioranza della popolazione mondiale. Quindi sarà molto importante come costruiamo una banca dati, non solo per quanti dati costruiremo, ma come li raccoglieremo in modo da evitare di avere delle procedure falsamente intelligenti che standardizzano tutte le valutazioni delle politiche pubbliche sul maschio adulto che lavora. L'altro, e anche qui presenteremo un caso concreto di intervento che stiamo costruendo come Comune di Bologna, che si chiama Dati per Contare, e che vedrà il Comune di Bologna in prima linea per quanto riguarda la valutazione di impatto di genere delle politiche pubbliche, ma per quanto riguarda anche l'uso dei dati, non solo rispettoso della privacy, ma rispettoso del fatto che l'umanità è bella perché è differente. L'ultima iniziativa che faremo sarà Collaboriamo il 29 giugno. Qui c'è il cuore delle attività della città metropolitana del Comune di Bologna in questi anni, perché spiegheremo ancora una volta la parola collaboriamo. Il futuro è fatto di cooperazione, è fatto dalla possibilità che tutti insieme ci diamo degli obiettivi da raggiungere. E quindi riporteremo l'esperienza di Capodì, questa associazione di imprese che insieme alla città metropolitana ha lavorato e continua a lavorare in questi anni per fare cosa? Politiche concrete, non per declamare, non per limitarsi a dire che vanno rispettate le quote, cosa che facciamo abbondantemente in questa realtà, ma vi presenteremo esperienze che hanno, ad esempio, con la Philip Morris certificato che in quell'azienda non c'è discriminazione sugli stipendi e sui salari tra uomini e donne. Vi presenteremo iniziative di IMA che concretamente hanno fatto dei percorsi di formazione e di consulenza per promuovere la carriera delle donne fino a dirigenti dentro l'organizzazione di IMA. Vi presenteremo esperienze di conciliazione dei tempi e di welfare aziendale che non è genericamente per tutti, ma che riconosce la peculiarità dei bisogni femminili nel lavoro e nella vita quotidiana. Quindi io vorrei davvero invitare tutti e tutte a seguire il più possibile queste iniziative, perché sono una base di informazione e anche di spunti importanti. Sono una base anche per eventuali critiche. Quello che è importante è comprendere che questa procedura di partecipazione aperta dall'Unione Europea, questo dibattito pubblico, ci dà l'occasione per fare sentire la nostra opinione, per avanzare le nostre proposte. Noi come città metropolitana di Bologna e come Comune di Bologna siamo molto contenti che nei fondi del recovery ci siano 7 miliardi e mezzo per quanto riguarda i nidi, le scuole dell'infanzia e gli incentivi al lavoro imprenditoriale delle donne. Continuiamo a essere molto attenti al fatto che queste risorse sono ancora insufficienti, perché l'obiettivo di garantire il 33% europeo di copertura dei nidi è un obiettivo che ha bisogno, secondo noi, di maggiori fondi.
a partire dal fatto che non c'è solo il tema di costruire i nidi, poi ci vuole anche il personale per gestirlo e da assumere, anche perché riteniamo che solo 400 milioni come sostegno all'iniziativa imprenditoriale delle donne siano davvero pochi. Stiamo parlando su oltre 200 miliardi di un investimento del 5% destinato alla promozione delle pari opportunità e del sostegno al lavoro delle donne. Quindi c'è molto da fare, noi lo stiamo facendo, parlando con i fatti e non con le parole, e chiedo a tutte e tutti di comprendere che questo dibattito sarà molto importante perché si discuterà di dove portare l'Europa nel nostro futuro, a partire di come vogliamo spendere l'occasione di queste importanti risorse. Grazie davvero a tutte e a tutti.